la pergamena al professor Antonio De Cristofaro, che mi sembra essere anche lui nel suo campo un'eccellenza. Volevo ricordare che l'8 di giugno a Cellore faremo un altro convegno su Comitato Luigi Giura insieme all'Associazione Ariella, Comitato Luigi Giura, quindi chi volesse venire ad ascoltare questo convegno ascolterà e conoscerà cose che vi faranno rimanere stupefatti. Adesso ecco il premio principale, volevo dire lo consegnerà Gino. Per me è Gino di Roncolise, non so nemmeno mai per me se è Gino di Roncolise, presidente dell'associazione Roce e Timbro che ci ha ospitato. Questo premio è fatto dai maestri presepiali Aldo Bucai ed Enrico Napolitano, che stanno a Stanghe Core almeno 4, che ormai è la colonna portante di questo premio. Volevo dire Dario, grazie, tu sei orgoglioso del Campidoglio, noi siamo orgogliosi invece che tu sei diventato l'ambasciatore del mondo della Reggio di Caserta, quindi della Real Casa, infatti io lo chiamo il pasticcere del re. Poi ognuno, tutti sono importanti, ma per noi è molto più importante questo che hai avuto. Ti darà il premio, Gino, prendi piano piano e dagli il premio. Piano piano, Gino. Aspetta, chi sarà? Ah, volevo solo dire una cosa, Dario è veramente dell'alta terra di lavoro della Pentapoli Aurunca, perché vive a Castelforte, lavora a Cellole, è di origine di Roncolise di Sè, Ducato di Sès, praticamente è il pasticcere di tutti. Infatti quando lui dice, ormai io dico sempre, dove è dell'alta terra di lavoro, sta a posto. Sì, volevo dire che in effetti quando ho avuto il riconoscimento da parte del direttore Pedigori per quanto riguarda essere il pasticciere della Reggia di Caserta, questo mi ha onorato e oltretutto mi ha aperto tante porte da una parte del mondo. Insomma. Io sono felice di ricevere questo riconoscimento che oltretutto è fatto da un maestro artigiano che non ho avuto ancora il piacere di conoscere, anche se ci siamo sentiti per telefono. Insomma. E mi prometto, caro amico Claudio, che in pratica lo andrò a trovare. Una cosa tua, che ha fatto anche molto pubblicità. No, ma è vergognoso perché oltretutto, ecco, ma purtroppo i tempi sono tecnici, cioè si riduce sempre di più e solitamente le cose che c'è più vicino, le cose che più magari è importante, tu lo trascina. Grazie. Un attimo. Amato, la foto. Vorrei fare una postilla. Sì. No, perché se tronco prendo tutte le mani. No. Noi siamo stati lieti ed onorati di ospitare queste autorità e non è poco dire eccellenti. Il mio pensiero va a Dario, perché Dario è di Roncolise, non potrebbe essere diversamente, come giustamente i campani della terra di lavoro. Campani, campanellismo. Lui è di Roncolise, la madre la conosco da ragazzino che ci sgridava pure, guagliuccava gli là, però non dimentichiamo mai le origini. Io ti auguro la gloria del paradiso, ma per il lavoro che fai, non per la cattolicità. Significa che devi andare nell'Olimpo dei pasticcieri. Pasticcieri del re. Mondiali. Portando sempre il territorio. E devi dire sempre sono di Roncolise e ho conosciuto Gino Russo. Io mi accontento solo di questo. Faccio una promessa solenne. Faccio una promessa solenne. Dario, se comunque, no... sono veramente orgoglioso, le ripeto, io oltretutto sono da piccolino, come era mio figlio, che io venivo qua con i nonni, quindi l'ho vissuto, andavamo, ho raccontato a lui che andavamo casa per casa, il periodo di carnevale a bussare, sentendo il periodo di carnevale per sentire chi ci regalava la salsiccia, no? E erano delle tradizioni che poi ci dovevano riconoscere, quindi... A carnevale, quindi bisogna anche raccontarlo, perché poi fondamentalmente se no queste tradizioni si perdono. E certe cose vengono proprio grazie anche a queste associazioni che ti portano e ti fanno entrare, esatto, nel tempo che fu. Esatto. Adesso, grazie. Tradizioni vuol dire ricordare. Aiutare un premio, te lo porto a casa.
Stiamo piacevolmente parlando, poi tutto sommato, insomma. Stiamo scherzando, Gino, dai. Guarda che i Marioli stanno a Napoli. Dai, La potevi risparmiare questa. Perché si stacca. Grazie. Una stretta di mano. Dove lascio? Pigliamolo qui, cioè. Grazie. E un abbraccio, lo voglio l'abbraccio. Grazie. Il nostro cuoco, il nostro pasticciere grande. Grazie. Ma questa è mia moglie con la macchina fotografica. Signora, buongiorno, te ne mando anche te, mannaggia la miseria, portavo la mia. E puoi mettere pure una didascalia, due paesani. Signori, adesso liberate quello che volete, mangiate, bevete, poi segniamo un po' di musica. Marini, troppo tardi ormai, pensate a mangiare la foto.